Allora ragazzi, innanzitutto bentornati. Insomma, noi fan di Mare Fuori vi aspettavamo con ansia, finalmente ci siamo. Andiamo dritto subito a parlare della terza stagione. Cosa dobbiamo aspettarci dai vostri personaggi? Uno spirito che aleggia. Da Edoardo ci aspetteremo una nuova fase, più in crisi, più impaurito. Un Filippo diviso. L'amore che fa fare grandi cose, sicuramente per Nadizia è così. Abbiate fede e aspettate, poi vedrete. Un Carmine che inizia a perdonarsi e che trova e cerca coraggio per amare di nuovo. Carmine padre, questo. Vi siete ritrovati sul set dopo aver già girato, insomma, le prime due stagioni. Questo vi ha facilitato anche in questa occasione? Penso che sia Sì, da parte di perché tutti. sul set di Mare Fuori c'è la fortuna di avere dei grandi talenti che lavorano con te e quindi di avere sempre le spalle coperte in un certo senso. Questo chiaramente agevola tanto il lavoro di tutti e ci siamo ritrovati perché poi alla fine siamo qui. Siamo una super squadra, devo dire. Io ho vissuto con Massimiliano per 3 anni come in cella, quindi sempre vicini. È stato sicuramente un grande punto d'appoggio per il nostro lavoro e poi anche il fatto che abbiamo avuto 3 registi con 3 visioni diverse, è stato bello rivedere i personaggi attraverso i loro occhi e capire cosa poteva cambiare e non cambiare. Quindi diciamo che tutto l'aiuto della squadra che Mare Fuori era, oltre agli attori, ma sicuramente anche i tecnici, i registi, insomma, c'è dietro una grande base sulla quale possiamo contare. Quindi sì, sicuramente è una chiave nostra di successo questo aiuto reciproco. Sicuramente il fatto che ci conosciamo da tanto tempo, anche artisticamente in scena, ci agevola, ci aiuta, sappiamo come lavorare col compagno, ci permettiamo anche magari di osare o di fare di più perché ci sentiamo più liberi di esprimerci, proprio perché sappiamo ci sono molti attori molto generosi in questa serie che ti danno tanto e quindi ti permettono di far meglio. Sono assolutamente d'accordo con tutti e come dice spesso Matteo, siamo un po' come la primavera del Paris Saint-Germain. I Chicago Bulls del 94. Comunque, sì, diciamo che avere un gruppo di questo tipo. Cioè, hai delle colonne, no? Vai tranquillo, soprattutto in momenti molto difficili o anche in zone buie ancora che non hai magari compreso perfettamente all'interno dell'arco narrativo. E quindi quello che veramente aiuta è questo enorme spirito di confronto, sia in fase di preparazione e lettura, quando ne abbiamo la possibilità, che è proprio lì sul set. E di conseguenza c'è uno scambio che aiuta a prescindere, uno scambio debito e devoto alla ricerca, che secondo me è una cosa molto preziosa. Ragazzi, io chiudo con una domanda. Chiacchierate sul terrazzo. Infatti siamo stati spesso insieme al di fuori delle riprese. Sì. L'ultimissima domanda. A breve vi aspetto un viaggio sul Frecciarossa dedicato completamente a Mare Fuori. Vi chiedo che legame avete con i viaggi in treno e se qualche volta vi è capitato di osservare dal finestrino il Mare Fuori, anche metaforicamente come sinonimo di libertà. Ma sai quanti pianti mi sono fatto io in treno? Pianti, risate, cose scritte, ma nei confronti proprio del concetto di viaggio. Per me il concetto di viaggio ha a che fare con il concetto di ricerca.
Io una cosa che cito, io sono un grandissimo fan di Harry Potter e non posso fare a meno di dirlo ogni volta, sono anche un po' ripetitivo, però Harry Potter ha un legame veramente particolare col binario 9 e 3 quarti e col suo treno, e per lui è sempre l'inizio di un viaggio, cioè questo viaggio verso Hogwarts, come dire, è l'inizio di nuove avventure, e io me lo sono sempre vissuto così, il viaggio in treno, cioè un po' come Harry Potter sul 9 e 3 quarti, e per me è sempre l'inizio di qualcosa di nuovo, poi non lo so, cioè sempre o fa troppo caldo o fa troppo freddo, insomma è sempre un microclima molto particolare il treno, quindi è un luogo mistico il treno, ecco. Fanno dei toast buonissimi. Io volevo dire che ogni volta che viaggio in treno mi dicono che ti hanno incontrato, quindi mi sa che prendi un sacco di treni. Se noi pigliamo gli stessi treni ma facciamo finta di non conoscerci. Anche a me succede spessissimo questo. Poi il treno ti dà la dimensione del tempo che passa, e quindi del fatto che proprio stai fisicamente andando in una direzione che è proprio quella che ti sta aspettando, quindi probabilmente è proprio una tappa necessaria della tua vita, ed è così anche quando lavoravamo durante Mare Fuori. Per me che partivo da Roma e andavo a Napoli, sapevo che in quel momento lì facevo questo passaggio per poi diventare una dizza e raccontare quella vita lì, quel mondo lì. Il treno è stata un'opportunità per me, questo treno che è passato, si chiama Stazione Mare Fuori e quindi è stata un'enorme esperienza, bellissima, secondo me molto 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 bello, e quindi fantastico, tutto alla grande.